Vittorio Feltri e le banche italiane. Se io fossi le banche italiane, se io, Serafino Massoni, eccomi qua, fossi le banche italiane, mi sarei arrabbiato parecchio nel leggere un articolo di Vittorio Feltri. Io l'articolo di Vittorio Feltri che sto qua commentando ve lo metto come link nel riassunto di questo video, così voi lo potete leggere nella sua interezza. Dunque, ricapitolando, se io Serafino Massoni fossi le banche italiane, mi sarei parecchio inquietato nel leggere un tale articolo, perché in tale articolo Vittorio Feltri difende a spada tratta il governatore, il potente governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Effettivamente nei confronti di Attilio Fontana non c'è quasi nulla da dire. La vicenda dei camici è una cosa da poco. E invece ciò che sorprende è che Attilio Fontana abbia avuto un conticino nelle lontane isole Bahamas e poi tale conticino mi pare che è stato trasferito in Svizzera. Allora uno si chiede un cittadino italiano che vuole bene all'Italia. E credo che Vittorio Feltri gli voglia bene all'Italia. Si chiede, ma perché il potente governatore della Lombardia, Attilio Fontana, i suoi soldini li aveva alle Bahamas e poi adesso li ha in Svizzera? Perché? Ma perché Attilio Fontana non vuole bene alle banche italiane? Qua non è questione di avercela coi ricchi, non è questione di avercela coi ricchi. Caro Vittorio Feltri, perché siamo in patriarcato e il grande dio del patriarcato è il dio denaro. Tant'è vero che nei 10 comandamenti c'è scritto non rubare, poi c'è scritto non desiderare la roba da altri, eccetera. Io le ho spiegate le cose qua sul patriarcato, Vittorio Feltri. Qua non si tratta di avercela con Attilio Fontana perché c'ha i soldini, perché la sua mamma era una dentista, il suo papà era un avvocato, come tu hai scritto nel tuo articolo. No, si tratta di spiegare, di capire perché Attilio Fontana non vuole bene alle banche italiane. E un italiano dovrebbe volere bene alle banche italiane, capito Vittorio Feltri? Non si capisce perché un italiano deve avere i soldi alle isole Bahamas o poi in Svizzera. E le banche italiane hanno un motivo sufficiente per inquietarsi nei confronti di tale situazione. Ma che facciamo? Ma che le banche italiane sono banche di serie B nei confronti delle banche svizzere o delle banche delle Bahamas, capito? Vittorio Feltri, qual è la situazione? È inutile che tu scendi in campo in difesa da Attilio Fontana. Io, Serafino Massoni, ma anche gli altri, non hanno nulla da ridire sulla questione dei camici, di la donazione, la non donazione. Qua si tratta di sapere per quale motivo il cittadino italiano, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, dà un cattivo esempio agli altri cittadini italiani, perché Attilio Fontana i suoi soldini meritati li ha avuti, che ne so, nelle banche delle isole Bahamas, che sono molto lontane, e poi attualmente li ha nelle banche della Svizzera, che sono vicine, ma non sono italiane le banche della Svizzera, capito Vittorio Feltri? Questa è la situazione. Si tratta di capire perché, ma perché? Ma che c'hanno le banche italiane? Non sono forse meritevoli le banche italiane dalla fiducia dei cittadini italiani? Vittorio Feltri, ti prego, rispondi a questa domanda. Io ti voglio bene, Vittorio Feltri, e te ne vorrò ancora di più, Vittorio Feltri, se tu risponderai alla mia domanda. È un cittadino italiano, i soldini li devi portare nelle banche italiane, non è che li devi portare alle banche estere, e se no le banche italiane si offendono. Ok, Vittorio Feltri, a te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.